sempre risposto nella stessa identica maniera. Credo che i numeri non siano importanti, credo non siano gli sviluppi. Trovare una squadra che ha qualità soprattutto sulla dinamicità e sulle seconde palle, quindi da parte nostra dovremmo essere molto bravi a creare densità lavorativa, dove loro sicuramente fanno la partita, sono molto bravi quando possono, partono anche da dietro a giocare, una squadra che ha un'organizzazione, sono molto ordinati, una squadra molto ordinata, sa verticalizzare ma sa anche fraseggiare e soprattutto porta questi 500 rugbyisti sempre a giocare con le dovute distanze, quindi per noi sarà importantissimo da parte mia e da parte nostra fare una partita ricca di intensità, di aggressività, di ritmi molto alti, dove noi possiamo esprimere anche un calcio migliore. Se torni nello stadio, dicevo prima, abbiamo parlato di scaramanzia, dove il Teramo ha perso per l'ultima volta fino a questo momento, dove però secondo me ha trovato un'anima, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, perché noi a Potenza contro una squadra all'epoca non solo forte ma anche prima in classifica abbiamo trovato un modo di stare in campo secondo me migliore. Abbiamo perso per una distrazione che comunque può capitare a qualsiasi giocatore dalla Serie A fino alla terza categoria. Però lo spirito, la mentalità, la voglia, l'energia, le attenzioni sono state massimali e abbiamo reso la vita difficile a una squadra che in quel momento lì probabilmente era quella che esprimeva un calcio migliore. Possiamo dire che al di là dei risultati questa squadra ha cambiato finalmente passo ufficialmente? Io vivo sempre con i piedi per terra perché sono sempre pronto a tirare su di morale, soprattutto da qualche pacca sulle spalle quando i momenti sono difficili, e quando i momenti sono buoni come questi bisogna essere ancora più incisivi, più secondo me ricevere ancora di più, cercare di non pensare di essere arrivati a fare qualcosa di importante, ma mantenere quello che funziona e migliorare quello che non funziona. Per me il botto più importante è quando sei in alto, non quando sei in basso, quindi io incito sempre la squadra, voglio che la squadra abbia questo tipo di atteggiamento che è stato, e lo dico senza problemi, entusiasmante mercoledì in Coppa, perché finalmente siamo riusciti ad arrivare, questo è giusto dirlo, a menzionarlo, dove qualsiasi giocatore di questa rosa impiegato può dare il suo contributo. Prima non era così per tanti motivi, una squadra che non si conosce, una squadra che si è allenata un mese e mezzo in posti diciamo diversi. Da quando siamo arrivati a casa abbiamo impostato un lavoro sempre uguale ma con risultati diversi, perché obiettivamente le dimensioni del campo, il campo, lo stare nello spogliatoio, vivere lo spogliatoio, vivere senza orari, lavorare alacremente per un'azienda, questo ha dato dei risultati diciamo a media e lunga termine, però sinceramente in questo momento mi sento di dire che finora il campionato è stato un campionato difficile. In questo momento stiamo raccogliendo qualcosa di più, però l'esplosione mercoledì del ghigno, della volontà, dello spirito, dell'energia che il gruppo ha voluto con Costa Ferreira, con Cancellotti, che possono, tra virgolette, come sappiamo tutti, snobbare o comunque gestire, è partito da loro un messaggio veramente forte dove tutti gli altri calciatori, che sono di buonissima qualità, da Florio, da... abbiamo fatto debuttare anche un ragazzo nostro del 2001, quindi che si è comportato egregiamente. Però se non c'è un lavoro prima, uno messo lì come tempo perso. Quindi c'è un lavoro da parte di tutti, compreso quelli che stanno lavorando sotto di noi, che cercheranno di darci quanto più possibile nel tempo qualche giocatore da portare anche in prima squadra. Paradossalmente sei più soddisfatto della prestazione di Viterbo, della fra virgolette cosiddetta inutile Coppa Italia, che della vittoria ultima in casa? No, sono felice per tutte e due le cose. Ma come dicevo prima, sono felice che ci sia unità di intenti da parte del gruppo. Cioè il gruppo non deve pensare minimamente che ci sia un titolare o ci sia una riserva. Cioè io voglio arrivare alla fine e ci arriverò sabato mattina dove mi schierò le carte e alla domenica dalla formazione. Perché secondo me così si alza ancora di più l'attenzione, ancora si alzano le intensità lavorative, altrimenti arrivi che a giovedì dai le casacche, il venerdì quelli che giocano non si allenano, il sabato non si allenano, la domenica non giocano, il lunedì non si allenano e noi fra un mese che abbiamo bisogno di tutti gli altri giocatori non li abbiamo, perché dopo non puoi andare
da un giocatore che è considerato riserva a chiedergli qualcosa. Noi in questo momento qua abbiamo bisogno di tutti e quello che sta succedendo mi dà grande entusiasmo e grande convinzione. Questo è l'aspetto più difficile del tuo lavoro? No, perché è un gruppo di ragazzi intelligenti che aveva bisogno solamente di qualche risultato e adesso è difficile mantenerlo perché si sa che quando uno si rilassa un pochino la prende sempre in quel posto. Io non voglio che succeda perché voglio che ne facciamo 100% ogni partita. Poi il calcio ha moltissime variabili, però l'atteggiamento, l'approccio, la voglia di vincere deve essere sempre qualcosa in più. A proposito di prenderlo in quel posto, qualche distrazione di troppo in fase difensiva? Completo il ragionamento. Nel suo momento migliore, che dura ormai da più di 4 partite, di tanto in tanto c'è qualche... ci sono anche gli avversari, sì. Ci sono anche gli avversari. Perché non noi... dimenticando la paura dell'avversario, però sempre nasce i pericoli fin qui sono nati. Penso ai 2 dei 3 gol presi con la Casertana, qualche piccola distrazione che si intuisce velocemente. È generale perché non capita facilmente di prendere, di far gol del 3-1 e subito prendere 3-2, fare 4-2 10 minuti alla fine, dopo 14 secondi prendere 4-3. Non capita e siamo ancora in un processo comunque migliorativo, è normale, ma tutte le squadre, anche quelle forti, hanno bisogno di processi lavorativi continui. E non è, ci sono gli avversari, ci sono gli imponderabili, ci sono anche delle casualità. Non è una casualità che noi facciamo qualche errore, e diciamo, però quando il bello è che quando facciamo degli errori li facciamo veramente pesanti, cioè gravi, e speriamo di non incappare più in questi infortuni, perché dipendono soprattutto dalla grandissima attenzione che uno mette in tutte le cose che fa. E se posso chiederti, chi è che ti ha stupito in positivo di più mercoledì? Cioè da chi magari ti aspettavi certamente una buona prestazione, ma non così buona? No, sorpreso da nessuno, perché li vedo tutti i giorni, sapevo che facevamo una buona partita. Io ne parlavo un po' con lo staff, ne parlavo con il direttore che era il seguito, che era Sandro. Io sono molto sereno quando faccio giocare di certi giochi, non li metto in campo perché mi accontento, io non mi accontento di niente, sono fatto così, lo sapete. E quindi tutto quello che noi abbiamo provato è quello che vogliamo, cioè mantenere un gruppo di 22 giocatori che abbiano delle qualità morali importanti e che quando sono chiamati in causa devono essere, sanno di essere dei titolari, cioè se no i Piacentini, i Florio, parlo dei giovani, i Kappa stesso che comunque aveva trovato dello spazio, piuttosto che lo stesso Zega, piuttosto che non lo so Viero, piuttosto che Santoro, cioè questi giocatori qui non sono considerati riserve da sottoscritto, se c'è a farli giocare, c'è che anche meritano, giocano, è stato riscontrato questo. Poi qualcuno magari che pensava di essere un titolare inamovibile, con me non lo è, perché è giusto che uno sia meritocratico, se uno invece guarda i nomi, cognomi e l'età, non mi sembra corretto. Quindi sanno che durante la settimana si lavora bene, si lavora sodo, si lavora con equilibrio. Quando dobbiamo essere ad Auschwitz, ma siamo in un posto dove, ringraziando il cielo, abbiamo tutto per lavorare bene, dobbiamo lavorare bene, quindi dobbiamo essere responsabili di questo. Mister, ti chiedo quanto è importante aver recuperato Minelli e tu dove lo vedi meglio come posizione di campo? Allora, Minelli, se uno vede, io Minelli l'ho fatto giocare dopo 10 minuti del secondo tempo perché avevo il timore e comunque anche anticipare in anticipo non guasta, di andare anche ai supplementari. Facevo già un cambio subito, gli davo dei compiti di durata effettiva molto alti. Minelli non è al 100%. Minelli, lo dice stesso lui, che non si sente pronto al 100%, ma è normale. Cioè sembra che delle volte che improvvisamente uno si fa male, rientra, è semplice. Infatti non è così, è difficilissimo. Provane sia che ancora soprano. Anche se si allena con la squadra, sarà disponibile diciamo al 100% da martedì, che non lo porterò via, però è un giocatore che adesso abbiamo recuperato quasi definitivamente. Minelli quando accelera ha un po' di timore, mercoledì a Viterbo ha fatto un'accelerazione sulla fascia destra, dove ha avuto timore di accelerare, quindi mentalmente non è ancora pronto per fare certi tipi di battaglie. Cioè questo è un campionato
che dove innanzitutto l'aspetto esclusivamente temperamentale è super, cioè niente da altre parti è 100%, qua siamo qualcosa in più. È una battuta, considerato che a Francavilla Fontana c'era il direttore in panchina, chiederà il bis. Deve rispondere lui. Io? Ma io non sono superstizioso. Doroteo non è d'accordo. Cosa? Cancello tutti i soldi, abbiamo visto spostato invece accentrato la differenziazione, ma con una difesa più a 5 che a 4 a Viterbo l'abbiamo visto benissimo, Tommaso è un ragazzo che è un bambino al quale tu ogni tanto fai un regalo, gli compri un giocattolo, e lui è un ragazzo che ha preso questa scelta, lui era un passo dalla Serie A l'anno scorso con il Cittadella, a un minuto, e ha preso questa situazione con grande caparbietà e con grande umiltà. È un ragazzo al quale si può chiedere di fargli anche il portiere, e lo fa con una grandissima voglia e energia. Questo sta di fatto che quando si trovano dei giocatori che hanno un'altra qualità morale, o comunque gli viene chiesta e te la danno, siamo sulla strada giusta. Cancellotti ha fatto un gravissimo errore a Potenza, però è un giocatore che ne vorrei avere 50 come lui, perché ha tutti i requisiti morali, fisici, tecnici, del quale una società e un allenatore hanno bisogno. L'errore ci sta su tutti.